È stata una serata speciale la chiusura della stagione agonistica dell'Amelesba, che ha visto la squadra amaranto approdare ai play-off della Serie C Gold dopo un anno intenso dove non sono mancate le soddisfazioni. Il gala di chiusura però ha visto un solo protagonista, Matteo Cutini, che dopo 17 anni di attività ha deciso di lasciare la carriera agonistica. Cutini è entrato per ultimo in campo ed è stato applaudito dal pubblico presente, abbastanza numeroso nonostante la concorrenza con altre manifestazioni del periodo ad Arezzo. Prima del match tra le due rappresentative, dirette dagli ex allenatori vincenti Serravalli e Baggiani, la società amaranto ha omaggiato con il presidente Castelli Cutini con un significativo riconoscimento. E Cutini a stento ha trattenuto la sua emozione, abbracciato poi dai compagni di ieri e dell'altro ieri. Questa è la tua festa? Sì, no, è la festa della SBA, di Mauro Castelli, della società, e poi sì, c'entro anch'io. Sono un po' emozionato, non lo nego. E bello, dai, vedo un sacco di ex compagni, di ex allenatori, sono molto contento. Ecco. Cosa è significato per te questa tua esperienza? Tutto, dal punto di vista relazionale, amicizie, dal punto di vista educativo, mi ha insegnato veramente tanto. Lo sport, questa società mi ha insegnato veramente tutto, cose che mi porterò dietro per tutta la vita, veramente. Qual è il momento che ricordi di più? Probabilmente i due campionati vinti sicuramente e il tiro allo scadere con Livorno, che insomma è rimasto un po' impresso su tutti, ecco. Però campionati vinti sicuramente anche per il gruppo e per la città hanno significato molto.